Operazione antimafia contro il clan del Rione Noce a Palermo, la famiglia che era nel cuore di Totò Riina. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza cautelare firmata dal GIP nei confronti di 9 indagati accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Di questi, 8 sono finiti in carcere ed 1 agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori sarebbero tutti esponenti della famiglia della Noce. Le indagini sono state coordinate dalla DDA. Il provvedimento nasce da un'indagine avviata nel 2020 dalla squadra mobile di Palermo e dal servizio centrale operativo della Direzione Centrale Anticrimine. 5 dei 9 coinvolti nelle indagini sono già stati condannati a vario titolo per appartenere a Cosa Nostra. Nel corso dell'indagine sarebbe stato individuato l'attuale capo del mandamento Noce Quillas, Giancarlo Carmelo Seidita, tornato al vertice dopo un lungo periodo di detenzione in carcere. La sua ascesa ai vertici di Cosa Nostra sarebbe stata favorita negli anni passati dai fratelli Lo Piccolo, i boss palermitani, alla presenza dei quali peraltro sarebbe stato combinato messo a capo del mandamento. Grazie alle sue relazioni avrebbe in poco tempo riorganizzato il clan, che era stato smantellato in seguito a numerosi arresti, e imposto nuove regole nel mandamento documentate da riunioni registrate dalla polizia giudiziaria. Incontri riservati, dove si partecipava senza cellulare durante lunghe passeggiate lungo le pubbliche vie con i vertici delle altre famiglie mafiose. Seidita si sarebbe circondato di uomini di fiducia, mettendo ai margini quelli ritenuti nel mirino delle forze dell'ordine.